Quindi bellissimo. Scusate, ma. Vabbè, raga, cioè già si è capito come va a finire sta partita. No, infatti, vabbè, ma lì si è iniziato. Ma che cosa è successo? No, certe volte ti prendono di mira. Ma come funziona questa cosa? Non lo so, Ken lo sa meglio, perché certe... Oh, comunque sei arrivato al 91esimo. Bello, bellissimo. Oh, comunque non sei stata la prima a morire. Ma che io non ho capito la cosa che è successa sotto, cos'è stata? Allora, Ken lo sa bene come funziona. Ma non mi era successo ieri? Ci sono certe volte in cui se fai schifo diventi tipo... soggetta al bullismo degli altri, sì, esatto, perché chi sta messo impostato su KO cerca di mandare merda a chi è in difficoltà in modo tale che ti manda KO e prende la medaglia. E quindi quando sei nella merda sei più facilmente vittima di questi che impostano KO, però se sei impostato su contrattacco, se riesci a liberarti, può darsi che mandi KO loro, perché gli rimandi addosso la loro merda più forte, capito? Sì, ma questi stronzi che mi fanno salire, però che palle. Cioè, non è giusto. Mettilo. Vai. Che hai fatto? Te l'ho messo nella riserva. Sì, vabbè, raga, ma non si fa così, però. Lo so. Ma ieri non succedeva, non è giusto. No, succede. Ma che stai dicendo? Vuol dire che se oggi ti hanno preso di mira più facilmente. Che ti devo dire? Prima o poi bisogna perdere. Ma non così, se devo perdere perché faccio schifo io, non perché mi bullizzano gli altri. No, amore, è un battle royale. Ma non me ne frega un cazzo, è una merda. Fine dell'avventura di Ilaria su Tetris 99. Cioè, raga, ma non si gioca così. Vabbè, sei andata quasi in cinquantesima, guarda. Cioè, la competizione deve essere sana, non che io butto merda sugli altri. Che competizione è? Ma che cazzo l'ha inventata sta minchiata? È così strano vedere diversi stili di sto gioco. Perché sì. Io c'ho uno stile, Ken. C'hai uno stile. Ma vaffanculo. Non te ne vuoi fare un'altra? No, ora sei arrivata a 53. No, ma non si gioca così, raga. Non si gioca buttando merda sugli altri. La competizione deve essere sana e onesta. Ci sono i mondiali di Tetris per questo. Ma vaffanculo. Ognuno gioca per cazzi suoi, cioè giocano in contemporanea, però ognuno è sul suo schermo. Ma non me ne frega un cazzo, Ken! Cioè, non si vince così. Guarda che 53esima che, è una buona che spirito sportivo è. Guarda, ti ripeto che 53esima è una buona posizione. Io ho fatto partite in cui arrivavo 90esima. Cioè, fino a qualche secondo prima riuscivo a tenermi bassa, poi all'improvviso mi arrivava la amore, merda. Amore, ti spiego, sai perché? Perché più... persone muoiono, più le persone che le mandano KO ottengono potere d'attacco e quindi sì, ma io lo potevo fare anche io questo discorso a qualcun altro. Devi metterti in KO per iniziare a guadagnare che medaglie. È quello che mi hai messo tu o no? No, io ti ho messo contrattacco perché è quello migliore per i principianti. E allora dovrebbero far giocare tutti insieme quelli di KO, tutti insieme i principianti? Dai, raga, amore, è una stronzata. È un gioco competitivo. Non quindi... me ne frega. Allora si compete fra le persone che fanno le stesse cose, non ma che... Ma guarda, ad esempio, che i pezzi sono uguali per tutti. Sì, no, ma figurati, i pezzi quelli sono, non è che cambiano no, i pezzi perché, del Tetris. No, perché, capito, proprio per evitare... No, dico nel senso che tutte le persone hanno gli stessi pezzi partita. Proprio perché è un gioco... Cioè, ti sembra normale? No, però se riesco, a liberarmi ora, a sopravvivere... dovrei essere in grado... Vedi che hai sentito che rumore... vivo, perché praticamente gli ridandi agli altri la merda che ti hanno mandato, in buone parole. Perché sono messo in contrattacco, però... cazzo devo fare? In verticale, no. Ma mi blocco, no, perché se poi niente... porca puttana. Era incazzato il bestia. Madonna. Oh, bene. L'ho fatto. Più o meno. Ad uscire dalla situazione di crisi. Questo me lo metto da parte. Vabbè, Ken, io comunque mo devo andare che sto facendo la doujinshi. La doujinshi. Sì, ciao. Così. Finisco di vedere sta partita e di continuare a dire che questa cosa è una stronzata e poi... che cazzo metto? Niente, fine. Tutto finito. Beh, dico, ho fatto più schifo di te, sono arrivato 72esimo. Se per te è normale, buon per te, che ti posso... No, non è normale, però, vabbè, vince chi è più bravo, c'è poco da fare. Vince chi è più stronzo, non chi è più bravo! Vuol dire che per essere bravo devi essere stronzo, è la vita, devi essere migliore degli altri.